amici e veniamo da Caserta. Siamo partiti questa mattina alle 7 del mattino per essere qua oggi pomeriggio. Io aspettavo di venire qua a Parma, noi aspettavamo di venire qua a Parma da un bel po' di tempo. Uno ce l'aveva promesso e alla fine è stato di parola. Noi dopo quasi 25 anni in giro siamo riusciti ad arrivare a Parma e stare in mezzo alla sua gente per noi è davvero un grande onore. Davvero, davvero. Cercate di capire. Come è andata? Questa cosa la devo raccontare velocemente, poi sogniamo. Gli FFD avevano bisogno di una data, ma non mi contattò e non eravamo amici, non ci sentivamo tantissimo, però stavamo sempre in giro per i concerti e ci si dava una mano in questo modo, organizzando concerti. Feci questa data, loro vennero a suonare, ma non trovo perché perché fu organizzata il giorno prima per il giorno dopo. Passavo tutta la sera a parlare, capimmo parlando io e lui tutta la sera bene che avevamo gli stessi fantasmi, che stavamo facendo le stesse cose che ci piacevano e che ci facevano andare avanti, perché il punk rock è questo, il punk rock è vita, il punk rock a 40 anni mi viene ancora su questo palco e mi auguro veramente di morirci su questo palco. E quello che voglio dire, no, buonasera, no, ragazzi decisero di non rimanere a dormire, ripartirono per Parma, mi lasciò dopo tutte quelle chiacchiere, dicendo che noi, nel sud Italia che ci sfattavamo, noi non eravamo dei semplici personaggi che suonavano punk rock, noi eravamo degli eroi per quello che facevamo venendo da giù. Mono, questa sera gli eroi sono qua per te. Let's go! Hey! Oh!
Thank you.